Perché si mette? Quella qua. Eccoci qua. Lucia Grimaldi, buonasera, con Belvedere News. Siamo qui in diretta via Skype Ma per alcune interviste e oggi siamo in compagnia di due belle signore che abbiamo contattato da San Nicola la Strada per un evento molto molto speciale. E qui di fronte a me Nonna Iole, che ha appena compiuto 105 anni e adesso ce lo racconterà, insieme a sua figlia Caterina con la quale vive. Buonasera Nonna Iole, buonasera Caterina. buonasera. Eccole qua, come va? Insomma, Bene. bene, bene. Va Come bene. state vivendo questo periodo di quarantena? Poco male. E racconto perché. No, io ho paura, questa è la ragione. Vabbè, la paura, ma poi perché? Perché i figli. La paura giustamente per il virus. Come abbiamo paura Per tutti. me ho paura per i figli che tengo. Io tengo 7 figli. Poi i nipoti e poi i pronipoti. 14 nipoti e E quanti 13 pronipoti? 13 Quanti 13 pronipoti? 13, li salutiamo tutti? sì. Facciamo un saluto generale, perché se li nominiamo tutti se ne va via tutta l'intervista. Allora, pochi giorni fa, esattamente il 14 aprile, è stato il compleanno della signora Iole. Io mi sono andata a documentare e la signora Iole dovrebbe essere la nonnina di tutta la provincia di Caserta, cioè la più adulta, diciamo così, della Campania. No, perché mi pare che ce n'è una che ne ha 106. Quando è stato il suo compleanno? Martedì, Che giorno era? 14 aprile, il No. giorno della tua, da, il giorno della La tua, la data di nascita qual data di nascita, ma è? la data di nascita, 14 aprile 915. Mamma mia, il 14 aprile 1915, quindi esattamente 105. E come l'ha festeggiato questo compleanno? Non l'abbiamo festeggiato. Perché non era il caso, insomma, Perché perché stava non da si può solo. uscire, i figli miei non potevano venire. E allora ho detto non Era una andare brutta giornata, però che è successo a dopo? cercare. Però qualcosa c'è stata una sorpresa, io so. Noi di Ha Belvedere cercato l'abbiamo che la seguita. nostra vicina di casa, che tiene, fa giornalista, diciamo Oh, quale giornalista. giornalista, Fiorace. Che fa me che me ne posso. E cosa hanno fatto? È uscita fuori con la torta Ah! e mi ha fatto vedere la torta che lei voleva regalare a me, che avevo fatto a me. Hanno acceso le Beh, candeline. acceso la candelina, la gente del vicolo, che quello è un vicolo La questo, strada. Sì. vabbè, che ha visto. Allora hanno aperto i porti tutti quanti, hanno cominciato a battere le mani, mi hanno chiesto quanto hanno tenuto. Ci ho detto quello che tenevo. Eh beh, in pieno clima coronavirus, come oggi si canta dai balconi, ci si affaccia ai balconi per salutarsi, sembra che siamo ritornati un po' indietro. No, noi da quanto tempo non ci affacciavamo ai balconi per parlare con le persone? Prima si faceva così. Siamo qua. Quando No, lei diceva un'altra cosa, che non ci facciamo parlare dai balconi con le persone. Ed No. è stata una cosa, ti devo dire, bellissima, E perché siamo tornati indietro nel tempo. inaspettata proprio, inaspettata, che hanno chiamato la mattina, signora, affacciatevi un attimo. Facciamo affacciate loro con questa torta che hanno fatto gli auguri. È stata bella, veramente. Non so, Gianluca se te l'ha fatta vedere, però è stata proprio Noi bella. abbiamo fatto anche l'articolo nel Belvedere, abbiamo seguito il video, è stata una bellissima sorpresa. Un piccolo festeggiamento in attesa poi di festeggiare con tutta la famiglia da vicino. E questa cosa però ha fatto il giro d'Italia, si è saputo un po' ovunque, tant'è che la signora Iole è stata contattata addirittura dalle reti nazionali, dalla Rai e da Mediaset. E ieri avevate un appuntamento, chi vi aveva chiamato ieri? Ieri ci hanno chiamato da Canale 5 e Ma cosa però è poi successo? hanno mandato in onda il filmino, però poi non riuscivano a contattarci, a mettersi in collegamento con Skype e per un'ora e mezza mia mamma ha dovuto aspettare tutta questa cosa, poi alla fine hanno detto noi non riusciamo a metterci in collegamento, se ne parla un'altra volta. E quindi vi hanno rinviato l'appuntamento Non lo praticamente. so, l'ho detto così però non lo so. Non sapevo, però certo che con i mezzi che ha la Mediaset, noi con i piccoli mezzi di Belvedere News stiamo riuscendo a farci una bella chiacchierata senza intoppi. E questa cosa ci inorgoglisce, allora, significa che
Insomma, possiamo competere con Mediaset, chissà, un giorno. Però avete avuto anche altre proposte, ho saputo. La signora avrà anche altre ospitate, mi sembra, sì, no? Ovviamente, sempre via Skype. Magalli, la chiamata. Magalli, sì. E domani... Ah, Magalli, e quando andiamo da Magalli? Domani abbiamo l'intervista alle 11:20. Ah, benissimo. Allora seguiremo poi tutto. È in diretta o registrata? No, no, in diretta. Allora domani alle 11:20 seguiremo. E io penso che stavolta ce la faremo a fare questa intervista. Sì, sì, perché questa ragazza che ha chiamato è stata molto gentile, mi sta chiamando in continuazione. Caterina, guarda, devi fare così, sa, tutte le cose. E poco fa mi ha chiamato ancora un'altra volta, ha detto allora domani alle 11:20 per darmi E allora ci sintonizziamo tutti domani mattina, approfittiamo anche per dire questa cosa. Prima stavamo parlando di questa bella famiglia numerosissima, proprio come le famiglie di una volta, tanti figli, nipoti, pronipoti, ma la signora Iole ha anche una parentela molto importante. Chi è lei, nipote di? Giuseppe Simoscitani. Chi è? Il parente tuo molto importante. Chi siete nipote, signora Iole? Di chi sei nipote? Di San Giuseppe Moscati. Allora, pensate bene di San Giuseppe Moscati. Vogliamo dire, eccolo lì, eccolo, vediamo. Grazie Caterina, aiuto regista, bravissima. Però ricordo prima che non ci vediamo, perché Giuseppe Moscati, il santo, ecco, perfetto così, lo conoscono tutti. Vogliamo però dirlo magari per qualche bambino che non ci conosce, che non lo sa, chi era San Giuseppe Moscati? Ma veramente i parenti miei lo conoscono tutti quanti. Tutti lo conoscono, però chi sì, ma diciamo per gli spettatori che non lo sanno. Che la parentela che era con me, la sorella... Tuo padre e San Giuseppe? Erano cugini. Ecco. E lui era un medico, perché è diventato santo? Era un medico, ma che medico? I medici una volta, non i medici una volta. Infatti, perché è diventato santo? Perché è diventato santo? Perché era talmente preso dalla cattolicesima che ora lo fece altri, senza prendersi soldi. Era un medico buono, oltre che bravo, allora. Sì, sì, sì. Un medico napoletano. Non faceva di fare del bene, non dava niente da nessuno, faceva solo del bene. Che poi lui non è che faceva una vita chissà che cosa, perché teneva una bella casa a Napoli, teneva una villa a Napoli. Ma lui sta sempre in casa, insomma, la mattina anche scendeva per andare a dire la messa, perché poi quello era il Papa. Mm. E allora faceva tutte le cose sue fatte bene. E noi ogni tanto andavamo a trovare con papà. Ah, ho capito. Papà mi accompagnava a me, a mia sorella. Quindi lei se lo ricorda proprio? Sì, me lo ricordo proprio bene. Mamma mia. E oggi è santo. Quanti ricordi, quante cose ha vissuto, 105 anni veramente, ha vissuto tra l'altro finora un secolo di quelli più ricchi della nostra storia, si può dire. E io voglio, visto che lei ha vissuto tante tante cose, ha visto guerre, ha visto epidemie, oggi stiamo vivendo noi queste cose di chiuderci dentro, di fare la spesa una alla volta, le avevamo sentite solo nei racconti dei nonni, nei racconti di guerra. Ecco, ma rispetto alle cose che lei ha vissuto, cosa ci può raccontare? Com'è diverso? Ma io non posso dire che quando sono morti i nonni io ero piccolissima. No, vabbè, la vita, tutta la vita tua vissuta, che poi ti sei sposata, hai fatto tanti figli. Ah sì, mi sono a 19 anni mi sono sposata. Giovanissima. Con una persona, devo dire, era una persona a posto, come si deve. E allora sì, ho fatto 41 anni di matrimonio. Ho 7 figli. Sì. E delle altre epidemie se le ricorda lei che ha vissuto? Il tempo di guerra, per esempio, come l'hai vissuto? Non andò bene, perché poi nessuno stava bene. E dico, che è successo il tempo di guerra? La figlia dove l'hai fatta? A lei ho fatto sotto al ricovero del tribunale. Addirittura. La cabina. E io sono partorito in quella cabina dentro al tribunale. Mamma mia, quindi veramente una vita, un romanzo praticamente. Sì, perché non poteva, in casa non si poteva stare, perché c'erano i bombardamenti. E lei poi vivevate a Napoli, questo non l'abbiamo detto. Lei è nata sotto la ricovera del tribunale.
Ed è stato più difficile durante la guerra o lo vede più pericoloso adesso con questo virus? No, veramente, io durante la guerra non sono stata male. Che poi noi siamo andati in Calabria e là ci hanno accolto veramente da persone civili. Hanno avuto la casa, hanno dato la casa, hanno dato la roba e siamo stati bene. Poi ci siamo uscì la legge che ognuno doveva andare al proprio di prevenienza e ce ne siamo venuti un'altra volta a Napoli. E siamo stati bene, insomma, mio marito lavorava, stava bene, era un tecnico di una ditta che è stato 21 anni con quella ditta. Poi un bel giorno il signore disse che no, ma serve a me, e se l'è preso. Ah. E sono rimasta a vedova, con un po' di pensione. Vabbè, ma io vivo lo stesso, non mi manca niente, quello che voglio, non mi manca niente, e io mi contento di tutto. Perché i figli miei sono, due sono ingegneri, due sono laureati in legge, lei è maestra. Non, altri due erano impiegati, tecnici, lavoravano qui. Due tecnici, insomma, erano tutti ragazzi a posto, ragazzi per bene, che non hanno avuto mai a che fare con la legge, mai, nessuno, di tutti quanti. Uno è uscito dall'Accademia di Pozzuoli, il terzo è stato ufficiale dell'Accademia di Pozzuoli, quello è ingegnere. Benissimo. E qualche altra epidemia ve la ricordate? Oddio, non è che vivevo in chissà in che cosa, però non mi è mancato niente, perché io sono una donna che si contenta, mi contento di tutto, perché i figli miei stanno bene, e i figli stanno bene, sono bene pure io. Voglio dire, qualche altra epidemia ve la ricordate voi? Mi ricordi i bombardamenti che hanno fatto? No, per esempio. No, come malattie, come epidemie. No, non me lo ricordo. Colera, non te lo ricordi? No, io, non è che non me lo ricordi, io non l'ho avuto, l'hanno avuto le mie. No, ma come si viveva? Come si è vissuto? Come si viveva con la paura in quel periodo? Sì, con la paura si viveva. È stato un periodo un po' scabroso. Era il periodo degli americani quando c'è stato il suo periodo, quando c'è stato il colera. Sì. Racconta la storia, che facevano gli americani? Perché disinfettavano le persone con la pompa col DDT. Disinfettavano. Sì. Allora siamo meglio ora. Io me lo ricordo, per Napoli ci stavano vari gruppi e ci stavano gli americani con queste cose, era quello che si usava per le mosche, e lo buttavano addosso alle persone per disinfettarle. E io voglio fare un ultimo... L'americano è più cresino che cristiano. Io voglio fare un'ultima domanda alla nonna. Se lei potesse dare un consiglio a queste nuove generazioni, che consiglio darebbe? Qual è la cosa più importante? A che cosa bisogna stare attenti? Di essere onesti e lavorare. E quando il lavoro non c'è? Quando poi il lavoro non c'è, come si deve fare? Come si deve fare? Si deve cercare in ogni modo di fare qualcosa. Qualcuno cerca di fare qualcosa. Famiglia mia è una famiglia tranquilla, non ha a che fare con nessuno, con niente. Siamo tutti, loro sono tutti sposati. Sono io, sono vedova, e un resto sono sposato. E non... Ci adattiamo a tutti gli eventi. Agli eventi che succedono. Cioè, dopo chi ha passato la guerra si adatta a tutti gli eventi. E dovevate vedere pure il coronavirus. Una guerra batteriologica, chi lo sa. Che dobbiamo fare? Dobbiamo resistere in casa. Noi siamo stati contentissime di salutarle, di farle gli auguri. Domani la vedremo a Rai 1 sicuramente. E la teniamo come simbolo di speranza, perché poi, complimenti, 105 anni con questa, perché lo diciamo, la signora Iole è autonoma, no? In tutto e per tutto, sì, diciamo. Sì, sì, io non autonoma, grazie a Dio, sì. Vive in compagnia della figlia, perché ha sempre vissuto con lei, ma non ha bisogno di niente. E per noi è un augurio che magari possiamo arrivare anche noi a questi bellissimi traguardi. Con me l'auguro, me l'auguro. E speriamo di sì. Io vi ringrazio veramente tanto per averci dedicato un po' di tempo. Vi saluto, vi chiedo un saluto. Non abbiamo niente da fare, abbiamo fatto una cosa nuova. Una cosa nuova, ci sì, salutiamo tutti i nipotini.
La piccolina la vogliamo salutare, come si chiama la più piccola, diciamolo. Amalia. Amalia. È troppo bella. Quanti anni ha l'ultima pronipote, Amalia? L'ultima pronipote, Amalia, quanti anni ha? Ne ha quattro, perché hanno sempre uno di differenza, quattro anni. E invece il primo pronipote quanti anni ha? Il primo, fammi se ricordare, Iole, la prima, che ha 55-56 anni. La prima nipote? 55. Invece il primo pronipote chi è? Il primo maschio è Mario. Il primo maschio pronipote è Mario, che ha 19 anni. Perdoni, mamma mia, mamma mia. Tra poco arriveranno i proprio nipoti, allora. Conosceremo i proprio nipoti. Veramente ancora complimenti e grazie. Un bacione grande. Pensiero. Grazie tanto. Arrivederci, buon pomeriggio. Arrivederci, grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.